Mrs. Doubtfire, un film bellissimo del 1993, dove vede il geniale Robin Williams interpretare Daniel Hillard, che, dopo il divorzio dalla moglie Miranda, si camuffa nella tata Mrs. Doubtfire, una dama inglese gentile che si preoccupa della famiglia e del benessere dei ragazzi. Ma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e io direi di parlare di curiosità di questo capolavoro del cinema di Hollywood. Quindi, iniziamo! Per chi non lo sapesse, il film si ispira al romanzo Madame Doubtfire del 1987. La scrittrice Anne Fine ebbe ispirazione davanti a un negozio di pellicce e gioielli, gestito dalla signora, pensate un po', Madame Doubtfire. Per il ruolo di Daniel Hillard, inizialmente fu contattato Tim Allen, dato l'eccellente lavoro nella serie Quell'uragano di papà. Ma dato che l'anno successivo avrebbe interpretato Babbo Natale nel film Santa Claus, rifiutò l'offerta, per fortuna. E infine fu proprio la scrittrice Anne Fine a scegliere Robin Williams. Il film segnò il debutto della giovane Mara Wilson. In seguito ebbe grandissima notorietà con il film Miracolo sulla 34esima strada e Matilda sei mitica. Ma al termine delle riprese di quest'ultimo film, la giovane Mara subì la perdita della madre e perciò si allontanò dalle scene. Ora è un'affermatissima scrittrice ed autrice di opere teatrali. Ad Hollywood è ben risaputo che Robin Williams è un asso dell'improvvisazione. Appunto, Columbus teneva sempre 3 macchine da presa puntate su di lui, ma pensate che a volte l'attore esagerava e i poveri addetti al montaggio tagliavano l'impossibile. Appunto, il regista disse: se non avessimo tagliato nulla, dovevamo vietarlo ai minori per tutte le battute sconce che diceva Robin. Comunque ci siamo divertiti perché lui è semplicemente un genio. La scena in cui Robin Williams mette la sua faccia nella torta ricoperta di panna è parzialmente improvvisata. Pare infatti che le luci sul set rendessero l'ambiente talmente caldo da far sciogliere la panna e farla colare dalla faccia dell'attore. Il resto è improvvisato. Nella scena del ristorante, Robin Williams fa cadere la sua dentiera in un bicchiere di vino ed esclama «Carpe dentum, raccogli il dente!». Questa citazione al film L'attimo fuggente fu proprio improvvisata. L'eccellente lavoro dei 3 truccatori fu talmente apprezzato tanto da ricevere l'Oscar come miglior trucco. Pensate che Robin Williams si sottoponeva a ben 4 ore di sessione di trucco. Robin Williams, per testare quanto fosse credibile il trucco, se ne andava in giro per le strade di San Francisco vestito dall'anziana signora. Pensate che entrò in un sexy shop comprando degli articoli. E il risultato? Nessuno lo riconobbe. Geniale. Sicuramente un attore, per immedesimarsi il più possibile con il ruolo che deve interpretare, cerca magari un'esperienza di vita che si avvicini il più possibile al personaggio. Appunto, Robin Williams era reduce di un divorzio, mentre Sally Field aveva un divorzio in corso. Inizialmente i produttori volevano un finale diverso, ovvero un lieto fine vedendo i 2 coniugi ricongiungersi. Ad opporsi furono Robin Williams, Sally Field ed il regista Chris Columbus, dato che avrebbe perso di credibilità con questo finale, e poi avevano il timore di illudere gli spettatori che vivono situazioni analoghe. E da qui possiamo vedere la grande professionalità dei 2 attori e del regista che alla fine hanno dato il giusto finale. Nel 2014 la Fox pensò ad un sequel, ma l'improvvisa scomparsa dell'attore fece decadere il progetto.
La sceneggiatura vedeva Lydia intraprendere il college e Daniel pronto a riassumere le vesti dell'anziana signora. Secondo me un sequel in questo caso sarebbe stato inutile, ripetitivo e forzato, per mio modesto parere. Il film costò 25 milioni di dollari e ne incassò ben 441 milioni, finendo dietro solo a Jurassic Park. Beh ragazzi, le curiosità sono finite e ci vediamo al prossimo video dove si parlerà delle scene tagliate di questo capolavoro di Hollywood. Quindi, al prossimo video, ciao a tutti! Ehi, aspetta, se ti piacciono le curiosità sui film, basta che vai sulla playlist curiosità del mio canale e potrai conoscere molti dettagli di altri film famosi di Hollywood. Mi raccomando, non esitare perché è gratis.